Siamo qui con Piero, responsabile del gruppo storico di Fano, quindi questo gruppo che organizza queste animazioni dedicate alle rievocazioni medievali su tutto il territorio. Piero, complimenti per l'iniziativa, abbiamo fatto delle riprese molto interessanti e si vede tutto l'aspetto appassionato e appassionante del vostro mestiere. Come sta andando la vostra attività? Devo dire che va tutto bene, anche grazie ai ragazzi, perché se non ci fossero i ragazzi noi saremmo zero. Cioè, la gioventù è quella che porta avanti e anima il gruppo medievale La Pandolfaccia. Esatto, quindi diciamo questa partecipazione e anche questa continuazione nell'attività, diciamo, a parte gli storici, ci sono anche i giovani che sono quindi interessati. Anche con fatica, penso, perché gli allenamenti... No, d'altronde, allora, qui ci sono gli armati che fanno due volte alla settimana gli allenamenti, altre scuole, anche la scuola d'armi, sbandieratori due volte alla settimana e i tamburi che anche loro, impegni di lavoro, famiglia, si dedicano una volta alla settimana a fare questi allenamenti. Una volta al mese ci si trova tutto il gruppo per poter poi coordinare le coreografie che cerchiamo di fare nei vari eventi. Sì, quindi eventi, ricordiamo che la Pandolfaccia impiega la sua attività e la sua creatività a livello nazionale. Sì, questo sì, non siamo considerati tanti a Fano, siamo onesti, però nella marca sia al nord e al sud lavoriamo molto bene, lavoriamo anche, abbiamo lavorato anche all'estero, mi permetto di dire abbiamo fatto anche dei film, cioè non io, i ragazzi hanno fatto le comparse dei film e questo mi gratifica molto. Gratifica noi e gratifica i ragazzi, perché poi, ripeto, il gruppo sono i ragazzi e non siamo noi. E intanto anche come ideatrice insieme ad Anna Cro, che abbiamo ideato questa iniziativa che si intitola tra fuoco e armi, il Medioevo è servito, naturalmente la parte che vede proprio l'azione, quindi la rievocazione proprio del campo, l'allestimento del campo d'arme, era necessaria la tua collaborazione, Piero, quindi comunque a nome mio e di Anna veramente ti ringraziamo. Allora, a nome mio vi ringrazio, a nome del gruppo vi ringrazio, perché ripeto, io sono uno, è il gruppo che lavora, senza gruppo non si fa niente, senza ragazzi, senza i tamburi, senza gli armati, la passione, e questo ci anima. Io ringrazio voi di averci invitato, ringrazio chi ci ha dato la possibilità di lavorare in questo splendido locale che è suggestivo, perché sì, c'è una vista mare, è bellissimo, un'area bellissima. Io ringrazio voi, non siete voi a ringraziare noi, noi ringraziamo voi. Certo, questa iniziativa tra fuoco ed armi, che sarà assolutamente, come a dire, un format, mi permetto di usare questo termine, ma per rendere l'idea, sarà un'iniziativa itinerante su tutto il territorio, proprio perché il gruppo come la Pandolfaccia possa operare e dare visibilità di questa sua bellissima passione. Grazie a tutti. Grazie ancora, grazie a voi.